per me la giornata più incredibile. Non si può immaginare quello che sto sentendo. Comunque, grazie al sindaco Sergio Abramo che mi ha dato questa possibilità di poter mettere un fiore, una targa ricordo a mio marito. Altrimenti non sarebbe stato possibile, visto che si trova in una galleria buia. Quindi è l'avvocata Augelli che hanno reso questo possibile. Chiunque passerà di qua ricorderà mio marito e potrà fare una preghiera in sua memoria. È questo, grazie. E io, oltre a quello che diceva mamma, ringraziare un po' tutti per questa cosa. Scusate, volevo solamente smuovere un po' le coscienze per dire che le infrastrutture, quando vengono fatte, devono avere una buona manutenzione. Spero che il sangue di mio padre sia servito almeno a qualcosa, solo questo. Serve oggi o domani una manutenzione più giusta affinché non ci siano più morti sulla strada, perché è veramente qualcosa di allucinante, straziante. Tutti i giorni si sente un incidente, una morte di un ragazzo, di un anziano, di tutti. Io spero realmente che questo sia l'inizio. Il sangue di mio padre sia l'inizio di un qualcosa di positivo. Il giorno dell'incidente, quando io sono arrivato mezz'ora dopo del fatto, il 4 luglio, la galleria era per metà buia e per metà era mezza illuminata, quindi la galleria era buia. Io spero che almeno oggi, noto che un po' di luci ci sono, spero che almeno, torno a ripetere, manteniamo le infrastrutture, vi prego. Non è giusto che le persone debbano subire quello che stiamo subendo e abbiamo subito io e la mia famiglia. Vi prego, voi politici, voi persone importanti, fate qualcosa, veramente fate qualcosa, grazie. Mio padre sicuramente non è morto per noi, è morto qua, però sono sicura che continua a vivere, perché per noi vivrà per sempre, perché è stato un padre che non possiamo mai dimenticarlo per quello che ha fatto. Io ringrazio tutti, l'ANAS, tutti, il sindaco, tutte le persone che oggi hanno voluto che noi ricordassimo mio padre. E spero che... Io sono molto religiosa, mi affido a Dio per tutto.